Ciao a tutti e bentornati alla sezione tutorial del sito swiftios.it. Nel tutorial di oggi vedremo come implementare la funzione refresh control a una tabella, cioè quell'operazione che ormai facciamo tutti i giorni, che quando facciamo uno swipe verso un altro della tabella appare qualcosa in alto che esegue per esempio un refresh della tabella o altre operazioni. Si usa soprattutto nelle tabelle. Anche, si può anche utilizzare nelle collection view e da iOS 10 è implementata nella classe stessa delle table view e ovviamente anche delle collection view. Vediamo se, come fare semplicemente. Io già ho creato un progetto con una semplice tabella, quella che usiamo di solito, con 10 campi e andremo a applicare a questa tabella appunto il refresh control. Quindi prima cosa da fare nel view di load lo caricheremo. Quindi come creiamo qualunque oggetto, bottoni, le view eccetera, anche qui creeremo una costante che la chiameremo refresh control, che è di tipo UI refresh control. Quindi assegniamo l'oggetto UI refresh control, vedete? La classe UI refresh control. A questo punto possiamo accedere alla proprietà, quindi refresh control. Per esempio possiamo effettuare, assegnargli un colore, per esempio potremmo fare UI color red. A questo punto creeremo, prima di continuare la configurazione, un metodo personalizzato che verrà assegnato al refresh control, come abbiamo già visto anche quando creiamo i bottoni o altri oggetti che devono fare un oggetto tramite codice, quindi niente di diverso che abbiamo visto nelle altre lezioni. Quindi faremo una funzione, una func, la chiameremo fare qualcosa, o meglio ancora, la chiamiamola refresh action, dove in entrata aggiungeremo un parametro chiamato refresh control, ma possiamo chiamarlo come vogliamo, che è di tipo UI refresh control. Io lo scrivo intero almeno giusto per memorizzare l'elemento. Faremo print eseguo, almeno ci rendiamo conto quanto entriamo dentro il metodo. Dopodiché dobbiamo effettuare il richiamo a refresh control end refreshing, cioè alla sua fine. A questo punto assegniamo l'azione al refresh, quindi refresh add target, dove sarà come target se stesso ovviamente. Poi faremo il nostro selector e come metodo gli passeremo il refresh ok, facciamo così, se no. Ok, fatto un copia e incolla. Nello stato punto change, value change, quindi al cambiamento. Non gli piace, dobbiamo aggiungere. Ok. Vediamo.
un evento, vedremo nel value change. Ok, perfetto. A questo punto abbiamo creato il nostro oggetto refresh control. L'unica cosa che ci resta da fare, ovviamente, è tabella, assegnarlo appunto alla tabella. Lo potremmo assegnare refresh control, ok, uguale, ci passiamo il nostro oggetto refresh control. Vedete, vi dicevo che da iOS 10 già nella UI table view abbiamo la proprietà refresh control, quindi noi a refresh control a table view abbiamo passato appunto una costante di tipo refresh control. A questo punto, se noi rilanciamo l'emulatore della nostra tabella, vedete, facciamo uno swipe verso il basso, ecco qui che appare il nostro rotondino di colore rosso che gira e entriamo nel metodo eseguo. Quindi ovviamente adesso noi all'interno di questo metodo possiamo effettuare diverse operazioni. Per esempio, di solito si fa per fare il refresh, non lo so, visto quando utilizzate mail o cose che tirate verso il basso, lui si ricollega al server e controlla magari se ci sono nuovi aggiornamenti. Possiamo fare apparire oggetti, tipo una barra di ricerca, come succede per esempio nel WhatsApp, che quando tiriamo giù scende la barretta di ricerca. Quindi vi faccio vedere magari l'esempio del refresh dei dati di una tabella. Quindi se noi creiamo, non lo so, adesso faccio un esempio per farvi notare, bar, un esempio banale, bar conto uguale a 0, poi faccio una variabile di tipo array dove all'interno metteremo delle stringhe, quindi sarà di tipo stringa, e a questo punto nella tabella non sarà più un numero fisso, ma sarà il richiamo alla grandezza dell'array, e qui invece la vede ciao, richiameremo la nostra array di tipo stringa con indice indexPath.row. Quindi, se noi adesso rilanciamo, la tabella dovrebbe essere vuota perché la nostra array che contiene dati è vuota. Vedete? Oh, perfetto. Quindi potremmo fare che a ogni refresh aggiunge un elemento all'array. Ho messo questo conto per farvi vedere l'incremento dell'elemento. Quindi ad ogni refresh aggiunge un elemento all'array e ovviamente lo visualizza nella tabella. Quindi potremmo fare, una volta eseguito, mettiamo dopo il print, facciamo append, scusate, richiamo array, append, nuovo elemento, quindi faremo ciao. Se no, scriveremo elemento più un casting di conto che è un intero, vedete? Io ho fatto il casting a stringa. Eseguito questa operazione, farò conto, aggiungerò uno a conto. Eseguirò a refresh, aumenterà la variabile conto, quindi vediamo, vedete, adesso è 0, io faccio refresh e finito l'esecuzione non si vede niente perché ovviamente cosa mi sono scordato? Mi sono scordato di fare il reload, vedete, reload della tabella, quindi i dati venivano inseriti, ma la tabella non si aggiornava. Quindi, se adesso io riproviamo, vedete, eccolo qui, ha finito il refresh e ha aggiunto un elemento. Vedete, ad ogni refresh aggiunge un elemento. Perfetto.
Un altro esempio che potremmo vedere, per esempio, è l'aggiunta invece di un altro elemento. Quindi potremmo all'interno, quindi eliminiamo, sì, eliminiamo questo, meglio, ve lo commento perché ve lo lascio nel progetto che potete scaricare. Quindi riattivando potete farvi l'esempio. Possiamo, o meglio lo lascio sopra, via, senza perdere tempo. Ok, possiamo per esempio inserire una view con vari elementi nell'head della tabella. Quindi la creiamo da codice in questo caso, ma potete anche crearla tramite grafica, attaccarla alla tabella, poi nasconderla e riattivarla da codice per metterci anche altri elementi. Adesso, solo per farvi vedere, la creiamo velocemente da codice, quindi view UI view. A questa view gli diamo la grandezza che potremmo fare gdirect, facciamo velocemente una di interi dove gli daremo come origine 0,0, la grandezza gli daremo sicuramente la larghezza della tabella, frame, e come altezza possiamo dargli la costante, possiamo dargli un 40, un po'. Dopodiché gli daremo un colore, background color, UI color, se no mettiamo color litery per ripassare un po', per ricordare color litery, possiamo direttamente selezionare il nostro colore, facciamo un bordeaux. Dopodiché dobbiamo, siccome siamo all'interno della funzione, un self, quindi richiamiamo la tabella e l'attaccheremo al table view add, gli assegneremo la nostra view. Quindi se adesso noi proviamo a rilanciare la nostra applicazione, guardate alla fine del tag, ed ecco qui che appare la nostra view che verrà integrata della nostra tabella. Possiamo farla anche più grande, prendendoci un conto, facciamo dai 50 o 60, dai, giusto per vedere. Ok, rilanciamo, tac, vedete, adesso è apparsa. Quindi poi possiamo giocare con le animazioni per rendere questa, diciamo, questa apparizione più carina. Vediamo se possiamo attaccarla anche al folder view, vedete, nella tabella. Vedete, attacca al folder, però fa sparire la tabella. Quindi ritorniamo al layout. Perfetto, quindi per dire, dicevo, giocare con l'animazione dell'apparizione di un elemento, perché diciamo, un po' bruttino vista così. Per esempio, possiamo intanto eliminare, o meglio, o nascondere la rotellina facendo il colore trasparente, clear, e qui possiamo impostare per esempio la view, adesso una cosetta veloce, la view, l'alfa della view a 0, e inserire in un UI view animate, non lo so, in 5 secondi, 4 secondi, all'interno faremo
nostra view.alpha uguale a 1. Rilanciamo. E non si vede niente. Adesso perché l'ho fatta vedere un po' lenta, però possiamo mettere 2 secondi, vediamo un po' se è più veloce. Vedete, a refresh appare in 2 secondi, quindi possiamo farla apparire, possiamo farla scomparire, cioè poi libera immaginazione e un utilizzo magari che qualcuno deve fare. E, come dicevo prima, potete anche farlo graficamente, per esempio creando la tabella, mettendo un margine più basso, inserendo la view, quindi potete inserire anche altri elementi, magari mettendola in una stack view o giocare con i margini, cioè con i vincoli che poi vengono messi, quindi potete farla apparire o scomparire, quindi giocare, come dicevo, con i margini superiori e quindi la tabella o sta su, quindi rende invisibile l'elemento, oppure quando l'elemento è visibile la tabella si sposta in basso, quindi massima flessibilità l'utilizzo di questo elemento che ormai utilizziamo tutti i giorni e diamo tutto per scontato, quindi possiamo tranquillamente integrarlo nelle nostre applicazioni. Bene, anche per questo tutorial è tutto. Vi ricordo che per domande o chiarimenti potete utilizzare il sito swiftus.it o commentare questo video. Se il tutorial vi è piaciuto e vi è stato utile, potete lasciare un mi piace qui sotto e iscrivervi al canale per rimanere aggiornati sulle prossime lezioni e sui prossimi tutorial. Grazie e buona programmazione a tutti.